Descriviamo in questa lezione l'apparato sperimentale della rotaia a cuscino d'aria. È un apparato sperimentale che viene utilizzato per lo studio dei moti. Vediamo quali sono le parti che compongono la rotaia a cuscino d'aria. La parte principale è la rotaia, che è questa che vedete. La rotaia, altre parti fondamentali sono il multitimer, che serve per la misura dei tempi, un alimentatore, che serve per azionare l'elettrocalamita, e poi importante anche il compressore. Il compressore, che immette aria all'interno della rotaia attraverso questo tubo, la rotaia e cava al suo interno e attraverso questo tubo andiamo ad immettere aria in questo modo. L'aria che viene immessa all'interno della rotaia fuoriesce da questi piccoli forellini. Questi piccoli forelloni sono praticati da un lato e anche dall'altro lato della rotaia, come potete vedere. In questo modo si viene a creare un cuscinetto d'aria che praticamente riduce l'attrito e permette così al carrello di muoversi senza subire alcuna forza di attrito. Vedete, attraverso questi forellini fuoriesce dell'aria e quest'aria mi permette di ridurre l'attrito. Le fotocellule, che sono questi oggetti qua, servono come interruttori per azionare e fermare il cronometro. Al passaggio del carrello sotto la fotocellula si aziona il timer. Quando il carrello passa attraverso la seconda fotocellula, il time si interrompe e parte il secondo timer, che si interrompe al passaggio della terza fotocellula. Quindi le fotocellule servono per azionare e fermare il timer.